Ed è il momento, amici ascoltatori, di Non Solo Sport Estate della nostra storia sportiva. Oggi parliamo del campionato mondiale antirazzista. La storia notizia di oggi riguarda appunto la 21ª edizione dei mondiali antirazzisti in programma dal 5 al 9 luglio a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, presso il Parco Bosco Albergate. Si tratta della più grande manifestazione italiana di sport e inclusione. Musica, mostre, dibattiti, ma al centro di tutto ci saranno le partite di calcio non stop dall'alba al tramonto tra squadre di 7 giocatori ciascuna auto-arbitrate. Noi ne parliamo con Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. L'intervista è di Davide Capano. Ci svela le principali novità di questa edizione dei mondiali antirazzisti? Di vista logistico cambieremo alcune cose, cercheremo di andare più incontro anche alle richieste, soprattutto di cibo diverso da parte del popolo del mondiale, per cui ci sarà uno spazio vegano, ci sarà il couscous, ci sarà il kebab, che sembrano cose piccole, ma rendono ancora più accogliente per tutti l'atmosfera dei mondiali. Poi ci sarà un progetto che si chiama Goal, che cerca di incentivare, incrementare la presenza femminile ai mondiali, portando delle squadre femminili. Le altre novità salienti un incontro dibattito anche abbastanza di livello con i vertici internazionali, un giornalista famoso che fa spesso dei report particolarmente interessanti, anche autore di un documentario che si chiama Mare Chiuso, per cui affronteremo il tema del Mediterraneo che da mare comunque di aperto e di scambio tra le popolazioni è diventato un mare, una sorta di fortezza, un mare chiuso, un mare in cui la gente continua a morire e su cui si sono fatte anche strumentalmente delle feroci e forse appropriate polemiche. Quali aspetti della manifestazione, per ovvie ragioni anche di ordine socioculturale, sono variati nel corso degli anni? È cambiato il mondo negli ultimi 21 anni, da quando sono partiti i mondiali antirazzisti, per cui è lo stesso nome che non è più appropriato, ma sicuramente, visto che il nome ha un certo tipo di fascino e richiama un po' gli esordi, noi siamo passati da una manifestazione che era anti-razzismo, che negli anni 90 cominciava a diventare anche abbastanza sistematico, siamo diventati una manifestazione che invece è a favore di ogni tipo di diversità, è accogliente ed inclusiva. Quell'anti-davanti è anche riduttivo perché siamo per un laboratorio interculturale, tutte le culture, tutte le religioni, tutti i modi di vivere possano convivere in quei giorni là in maniera pacifica, festosa, possono arricchirsi vicendevolmente l'uno con l'altro. Balestri, chi sono gli iscritti e da quali paesi provengono? Le squadre iscritte, che noi prendiamo le iscrizioni fondamentalmente sul torneo di calcio, superano le 160 squadre, ma chiuderemo con 180, una quindicina di paesi diversi, sia europei che extraeuropei. Per extraeuropei posso intendere la Turchia piuttosto che l'Ucraina o la Russia. Gli europei sono quasi tutti gli altri, per cui la Germania, l'Austria, il Portogallo, la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda, la Slovenia, la Polonia. E poi però ci sono persone di tutte le nazionalità, perché è vero che ormai siamo completamente mescolati, per cui anche le squadre rappresentano perfettamente questo tipo di multiculturalità. Può raccontarci brevemente la storia particolare di qualche partecipante? Vengono in mente storie esemplari di piccoli eroi, tipo i Liberinantes, che è diventata ormai una realtà, la prima squadra di rifugiati nata nel 2007 ed è nata da un gruppo di tifosi della Lazio, proprio in questo caso tifosi calcistici della Lazio. Questi tifosi avevano cominciato a venire per vari anni ai mondiali, un anno hanno ben pensato di dire: beh, noi veniamo ai mondiali, ce lo viviamo bene, abbiamo voglia di creare qualcosa di quotidiano nella nostra realtà, dare anche noi un piccolo contributo. Hanno creato questa realtà che si chiama i Liberinantes, che è diventata una polisportiva, che è diventata una squadra di calcio di rifugiati, che è uno dei punti di riferimento da cui sono partite mille altre storie di sport e rifugiati in Italia e anche in tutta Europa. Possiamo dire che lo sport, con eventi di questa portata, rappresenta una delle ultime password per combattere le discriminazioni? Sì, non so se sia l'unica, e spero che non sia l'unica, perché in generale la cultura, la musica sono altrettante possibilità di entrare attraverso delle password in dei mondi in cui ci si riconosce, non ci si esclude. Però sicuramente lo sport, se utilizzato come strumento, può facilitare molto il dialogo interculturale, può avvicinare le persone. Per chiudere, sono in programma anche dibattiti su temi specifici come lotta al sessismo, politiche di accoglienza, rifugiati e razzismo.
Ce ne vuole parlare lanciando idealmente un appello a chi ci ascolta? Il primo esempio è il dibattito per giovedì, quello sulla lotta al sessismo, ed è proprio giocato attraverso un progetto specifico che è il progetto Goal, facendo arrivare da vari paesi europei delle squadre al femminile che parteciperanno al torneo misto. L'incontro dibattito del venerdì invece avrà come centro il tema del Mediterraneo, che da mare aperto è diventato un mare chiuso, un mare che rifiuta e inghiottisce corpi, e il sabato invece faremo un incontro dibattito sulla possibilità di giocare per tutti, non sempre nelle regole di alcune federazioni e anche della Federazione Italiana Gioco Calcio c'è la possibilità per tutti di essere tesserati, e affronteremo in particolare alcune regole discriminatorie del regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio. Insieme all'Associazione Italiana Calciatori, insieme ad alcuni esperti, lanceremo una campagna per far sì che il gioco e la possibilità di giocare sia per tutti veramente. Grazie all'Unione Italiana Sport per Tutti, a Carlo Balestri. Crediamo ancora nello sport, amici ascoltatori. Grazie da Luca Collodi, la linea torna alla regia.